E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Space Engineer. Oggi sono qui per mostrarvi ben due mod. Una la possiamo vedere là, anche se forse non si vede tanto bene, e l'altra diciamo che ci siamo immersi. Sì, possiamo dire che ci siamo immersi. Allora, come potete vedere, qui c'è un pezzo di pistone. Ma c'è qualcosa che non quadra. Come mai è per terra? Come mai non viene scalciato via? E come mai questa navetta, questo veicolo cingolato non ha masse, eppure è piantato al suolo? E con tutta probabilità, se noi adesso ci entriamo all'interno e diamo un'occhiata, vedete, non ci sono masse. Eppure, se proviamo a muoverci, lui si muove. Vedete? Ora questo è un prototipo di cingolato di misura più piccola che sto costruendo, niente di particolare, ne ho di migliori, ma come vedete non ci sono masse e osservate questa navetta. Vedete? Anche questa non ha assolutamente masse agganciate. Eppure, se proviamo a sollevarci, tendiamo a ricadere. Accidenti. Vedete? È molto difficile sollevarsi dal suolo. Come mai? Quale può essere la ragione? Molto semplice. Stiamo usando una mod e la mod si chiama Enhanced Gravity Generators dal workshop di DG, che ha sostanzialmente fatto in modo che i generatori di gravità possano avere effetto anche sulle navi piccole e sulle navi grandi. Infatti, basta andare nel menu e come vedete qua abbiamo le flag, ovvero small, large e counter push. Counter push sarebbe fa in modo che non possiamo spingere via un oggetto grosso quando ci siamo sopra a causa della gravità. È un po' complicata, non l'ho capita molto neanche io, ma queste due sono le più importanti. Infatti, vedete un po', se io tolgo la L, vedete che le navi cascano, o meglio, volano. Se aggiungiamo la L, le navi cadono per terra, vedete? Praticamente a seconda che noi mettiamo small o large, la gravità ha effetto anche sui blocchi small e large. Ad esempio, noi facciamo così, facciamo copia e Ctrl V e scriviamo large. Ok? E adesso se noi spawniamo un pezzo di nave grande, boom, questo cadrà per terra. Ragazzi, è meraviglioso. Tunk. In pratica è possibile costruire dei mezzi che non utilizzano i blocchi di massa e conseguentemente possiamo fare dei cingolati funzionanti. Come questo, che è stato costruito con un'altra mod. Allora, come vedete, ci sono le armor panel e le armor ramps di Uncle Ste, ma queste le conosciamo, le ho già viste, ve le ho già mostrate in un altro space modding. Ma ciò che abbiamo qui è questo, lo Small Ship Mod Pack o Mega Mod Pack, infatti. Ciò che vedete qui sono solo alcune, ma sostanzialmente tutti quanti i blocchi che normalmente sarebbero per nave grande, ops, ora funzionano anche sulle navi piccole. Infatti possiamo ad esempio prendere, che so, la stazione di controllo base e tranquillamente piazzarla su una nave piccola. Vedete? E da lì possiamo guidare la nostra nave. Oppure, aspettate, op, ripiazziamo il nostro blocchetto. E un'altra cosa che possiamo fare è entrare qua dentro e come potete vedere abbiamo raffinerie, ossigeno, bombola d'ossigeno, di tutto sostanzialmente. Tutto ciò che ci può essere per la nave grande può essere messo qua. E se noi chiudiamo il nostro portellone, vedete lentamente si chiude con le airtight door e clack, vedete, perfettamente sigillato, ma ovviamente non c'è ossigeno perché l'ossigeno non c'è con le navi piccole. Sbagliato, infatti se io clicco qua, oh, vedete?
Oxygen High. E anche se siamo in creativa, quindi non cambierà molto, possiamo toglierci il casco per sostanzialmente vederci, o almeno provarci, perché purtroppo... Ok, ci siamo quasi. C'eravamo. Ok. Stiamo girando. Ci siamo quasi. Oh, forza. Forza e coraggio. Ah. Insomma, ci siamo capiti. Giusto? Esattamente, ci siamo capiti. E qua abbiamo invece il nostro veicolo, che può tranquillamente muoversi grazie alla gravità e ai blocchi di nave, di nave grande trasformati in blocchi di nave piccola, e possiamo portarceli in giro per il mondo. Andiamo qui e tac. E vedete, possiamo prendere e esplorare tranquillamente tutto il pianeta. Non ci sono blocchi di massa da nessuna parte, sono cingoli che fanno perfettamente presa su qualsiasi asteroide. Possiamo decidere di svoltare verso sinistra, poi tac, ripartire in questo modo. Ops, così, e andare in avanti. Ed è sicuro al 99% che non si ingrippa assolutamente nulla, perché comunque è tutto quanto stabilizzato dalla gravità. Quindi se anche finissimo il carburante o spegnessimo il motore, la nostra nave non inizierebbe a volare via perché i blocchi di massa non sono funzionanti. Semplicemente il nostro veicolo rimarrebbe bloccato lì dove si trova e dovremmo andare a ricaricarlo o a trovare del carburante da infilargli. Veramente figo anche il fatto che mischiato con le mod delle ramps viene molto bello, molto caro-armatese, chiamiamolo così, molto ma molto ma molto bello. Mentre qui possiamo vedere quanti cavolo di pezzi ci sono nella Small Ship Mega Mod Pack. Anche più di quelli dovuti. Infatti abbiamo sì tutti quanti i pezzi che normalmente sarebbero di nave grande, e anche le loro versioni più piccole, tipo questa mini, veramente mini infermeria, veramente caruccia oserei dire, perfettamente funzionante, veramente carina. Ma abbiamo anche cose che normalmente non ci dovrebbero essere, ad esempio l'Arc Reactor o lo Sniper Rifle, che l'autore SModder4 ha voluto aggiungere comunque come chicche, perché evidentemente gli andava così, e non sono affatto in disaccordo. La maggior parte delle cose che ci sono in più comunque sono mod, per così dire, che sono state fatte dagli autori, a parte l'Arc Reactor appunto. E devo dire che questo Mega Mod Pack da solo potrebbe risolvere tutti quanti i nostri problemi nel creare navi piccole che si possano muovere sui pianeti, perché effettivamente creare un cingolato con i pezzi puramente vanilla è abbastanza difficile e problematico, mentre così ci semplifichiamo di molto la vita. Possiamo vedere che abbiamo addirittura una airtight door versione grande, versione media e piccola, sempre per le navi piccole. Insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Inoltre la mod della gravità funziona anche con questi mini generatori di gravità, almeno dovrebbe. Adesso proviamo immediatamente, basta avvicinarsi qua, hop, e fare così. Scriviamo small. E adesso se noi andiamo a togliere via questo generatore di gravità, dovremmo comunque avere la gravità. Vediamo un po' che cosa succede. Ok, qui abbiamo purtroppo il problema del veicolo che cade. Ok, probabilmente esploderà. Non è esploso, ok. Ma vedete che gli altri veicoli rimangono a terra piantati. Vediamo un po'. E se noi mettiamo una nuova nave piccola qui, questa cade. Infatti, come ho detto, funziona con qualsiasi generatore di gravità, anche moddato. Il che rende queste due mod, a mio personale parere, un must have, ovvero da avere
per il futuro e per allenarsi all'arrivo dei pianeti. E chissà, magari anche una volta che ci saranno i pianeti potrebbero comunque essere molto utili. Ad esempio per volare via dal pianeta? Ma lo vedremo. Ad ogni modo, ragazzi, questo è tutto e spero veramente che abbiate gradito queste due mod perché sono veramente fighissime. I link sono nella descrizione, spero che abbiate gradito, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video, ricordate che mi trovate anche su Twitch, Twitter e Facebook, aspettatevi di vedere presto delle recensioni di un qualche nuovo mini mezzo blindato, non super gigantesco, e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!